Monte Carotto, eccolo lì. Qui sono già in zona Poggio San Marcello, quindi questo è il versante sud, che però rimane sempre a nord della Vallesina. In mezzo c'era quel torrente che è un affluente, ecco, Poggio San Marcello dovrebbe essere quello. Sarebbe bello e utile che facessi anche un video urbano, ma adesso non posso, in parte per motivi di tempo e anche di orario, perché è meglio farli di mattina. In parte per motivi di, scusate se mi ero un attimo fermato ad ammirare qui, per motivi di abbigliamento, perché sono vestito da giro, come vi ho detto, con i pantaloni Woodland, e quindi non è il caso che io faccia già girare con una videocamera in un centro cittadino, per quanto piccolo. Sapete, suscita sempre la curiosità, se non sospetti, figuriamoci con dei pantaloni Woodland e degli scarponi. Poi è meglio di mattina, perché c'è meno gente in giro, più luce, una luce migliore. E niente, io mi stupisco sempre qui adesso, chissà dove va questa strada, scenderà giù per la vallata, si vedeva il Monte Conero, prima cercavo di individuare, se riesco faccio uno zoom, eccolo lì. C'è un po' di foschia. E quando è così, vabbè, mi fermo un attimo a pensare, per quello che mi blocco ogni tanto, chiedo scusa. Cioè, pensate, adesso io sono in linea d'aria, quanto saranno? 50 km di distanza dal Monte Conero. Sembra tanto, le distanze ingannano molto in montagna, cioè se prendi come riferimento le montagne, perché sono dei massicci talmente grandi. Però penso anche alle distanze interplanetarie, che sono qualcosa di inimmaginabile per una mente umana. Cioè, già così 50 km sembra chissà che, e figuriamoci distanze di... Cioè, se già io dicessi migliaia di chilometri, qualcosa che per noi avrebbe poco senso dal punto di vista, cioè lo avrebbe così, sì, l'America è a 8.000 km di distanza, per dire 4.000, non mi ricordo adesso esattamente, ha senso in quel modo lì di dirlo, però visualizzarlo no, oltre al fatto la curvatura terrestre. E pensate invece nello spazio, milioni di chilometri o anni luce, eppure si vede la luce fioca delle stelle, pensate quanto illuminano per potersi vedere a quelle distanze.
Ogni tanto passa qualche macchina, però questa è una strada proprio di campagna, quindi poco trafficata. Qui c'è una casa abbandonata oramai da molto tempo, che aveva il magazzino, lì la stalla, sotto tutti i campi. Perché qui ci sono dei campi che arrivano fin giù. Non sembrano coltivati, sembrano anche questi lasciati proprio allo sbando. Qui qualcuno ci ha messo i piedi, ma si non è molto, si sfonda, chissà dove arrivi, c'è l'erba lì sotto. Sarebbe bello una casa in questa zona qui, con del terreno. Purtroppo per chi vive nelle città si rassegna, ci deve venire solo ogni tanto. Poi magari, che ne sai, ti stufi anche se ci devi vivere una vita. Molti si stufano e vengono in città. L'essere umano non è mai contento. Per chi vive nella bassa padana, sinceramente non so, ma a me non ha tutto sfocato, chiedo scusa, non mi ero accorto. Non so sinceramente, dove colline non le trovi fino alle prealpi. Tutto antropizzato al massimo, fabbriche che tanto per quanto vogliono essere pulite, tutto qualcosa, qualche rifiuto lo scaricano. Boh, l'unica cosa bella della bassa, a parte la fertilità del suolo e la ricchezza delle acque e la bellezza anche della gente che ci abita, la lavoratrice, delle ragazze, è il fatto che, vabbè, di vantaggi ce n'è tanti, come vedete, e non si esauriscono certo qui, ma anche il fatto che se devi fare una passeggiata c'hai veramente decine di chilometri in pianura, invece qui uno che magari non vuole faticare tanto, i sali scendi, come vedete, da questa è solo una delle tante visuali che io ho mostrato nei miei video che ci sono nelle Marche. Sali e scendi non mancano assolutamente. Sono belli, ma a piedi sono faticosi. Bon, riparto. E niente, mi trovo a Castelplanio adesso. Guardate qui.